Campus Tech 2016. Tra le aziende che espongono in questa 51esima edizione troviamo Cefla, importante realtà imprenditoriale del settore. Siamo con Stefano Cocchi, area manager di Cefla Impianti, settore energia. Cosa proponete in fiera in questi giorni? Allora, Cefla è una realtà territoriale dell'ambito emiliano di Imola che si occupa di diversi business, tra cui settore dentale, impianti di verniciatura, anche arredamento di punti vendita, e che proponiamo soltanto in piccola parte qua. E poi nel settore degli impianti siamo leader sia per l'impiantistica tecnologica in Italia, con altissime referenze, anche Uffizi e settore Castello Sforzesco. Per l'energia noi proponiamo sistemi di autoproduzione di energia, cosiddetta cogenerazione. Abbiamo un'innovazione abbastanza importante per il quale abbiamo deciso di presentarci in questa fiera dedicata al settore alimentare, perché riguarda la refrigerazione industriale a temperature che possono essere di interesse per il settore, appunto, del latte, della carne, ma anche della surgelazione. E in particolare, appunto, è un caso che abbiamo avuto modo di realizzare con un'azienda del sud Italia, inerente alla trigenerazione, quindi autoproduzione di energia elettrica, termica e di refrigerazione a meno 40 gradi. Ovviamente questo nel contesto italiano inizia ad essere una tecnologia molto diffusa e nota, perché porta dei vantaggi importanti alle aziende, soprattutto del settore alimentare, ma anche di altri settori industriali. Quali sono gli ambiti di applicazione, i contesti di applicazione di queste nuove tecnologie? In generale, questa nuova specifica tecnologia della trigenerazione sotto zero è applicabile a tutti i settori dove si utilizza conservazione di alimenti o comunque di prodotti ad uso alimentare sotto zero. Appunto, anche come sappiamo, l'utilizzo delle carni fresche prevede uno stoccaggio e comunque una catena cosiddetta del freddo a temperature controllatissime per evitare, no, proliferazioni batteriche o quant'altro. Se no, addirittura si può arrivare all'ambito dei gelati, per esempio, oppure della surgelazione di prodotti alimentari. In questo caso che abbiamo svolto già come nostra referenza, eravamo in un ambito di surgelazione di prodotti vegetali, quindi minestroni e cose del genere. Sicuramente quindi tutti gli ambiti si possono estendere al reparto anche della catena della frutta, dove bisogna avere temperature anche lì controllate. In generale la cogenerazione, che è, diciamo, il core business nostro dell'energia, riguarda anche settori meno particolari, cioè l'industria alimentare in generale, perché l'utilizzo di energia elettrica e termica in questo tipo di lavorazioni è sicuramente alla base di tutta la quotidianità dei nostri clienti. Cefla si occupa di energia da oltre 30 anni, ma l'esperienza di trigenerazione è una novità assoluta. Come stanno reagendo i mercati di riferimento? Per quanto riguarda la cogenerazione da oltre 30 anni, siamo presenti anche con i contratti pluriennali di service necessari per questo tipo di impianti, e quindi riusciamo a essere presenti già in clienti consolidati con questa nuova proposta. A livello esecutivo, come dicevo, abbiamo una referenza molto importante che effettivamente ci sta aprendo moltissime iniziative, che sono iniziative abbastanza lunghe nel tempo. Sono iniziative che per arrivare alla conclusione dell'impianto impiegano almeno un anno e mezzo, 2 anni, quindi avendo questa referenza sviluppata nel 2016 e conclusa, stiamo effettivamente riscontrando un interesse molto elevato e ci sta aprendo un campo forse di nicchia, ma sicuramente che coinvolge decine di aziende alimentari, dove in Italia ovviamente è un settore molto sviluppato. Questo in Italia. All'estero ci sono dei particolari mercati a cui guardate con particolare attenzione? E per quanto riguarda l'estero, il settore dell'energia è sempre molto legato alle situazioni tariffarie dell'energia e al contesto normativo. Stiamo focalizzando l'attenzione su alcuni mercati, tra cui quello americano, dove stiamo iniziando con questa innovazione di cui li portiamo alla referenza, e iniziamo a vedere dei numeri che possono essere di estremo interesse. E per quanto riguarda l'Europa, alcuni contesti sono un po' più favorevoli, vediamo un potenziale interesse in Germania anche, ma anche l'area del Nord Africa, che dobbiamo ancora iniziare ad approcciare, crediamo possa essere molto importante. Grazie molto e buona fiera. Grazie mille.